Ciao, benvenuti e benvenute a un nuovo video, una cosa un po' diversa dal solito. Oh, finalmente un contenuto che non ho mai fatto su la musica di cui non ho mai parlato e non ne ho mai parlato perché non penso di avere, non ho assolutamente le capacità di parlare di musica, ma mi piace ascoltare tanta musica anche abbastanza diversa e quindi ogni tanto, siccome mi chiedete cosa ascolti, cosa ti piace, quali sono i tuoi album preferiti, ho deciso di fare almeno un video, vediamo come va, per consigliarvi delle musiche, delle canzoni, degli artisti che mi piacciono. Io ascolto veramente i generi più disparati, proprio più disparati, quindi c'è un bel mischione, c'è un po' per tutti, ecco. Quello che ho fatto è stato prendere la challenge che solitamente si vede su Instagram dei 30 giorni di consigli musicali, dove per ogni giorno del mese viene consigliata una canzone in base a un qualcosa. Una canzone che ti ricorda, una canzone che nel titolo ha un colore, un suono, un numero. E per ogni giorno quindi si consiglia una canzone. Non l'ho voluto fare su Instagram, ho detto lo faccio su YouTube, non faccio 30 consigli musicali ma parto da 15. Poi se vi va faremo anche la parte 2, quindi commentate o lasciate mi piace se volete anche la parte 2. E ovviamente aspetto anche i vostri consigli musicali in base a questi criteri che sono stati selezionati. Ho qui il mio iPad dove ho segnato tutti i titoli, se no non mi sarei mai ricordato. E partiamo subito. La prima canzone che vi consiglio, una canzone che ha un colore nel titolo. Allora, io ho selezionato un pezzo che adoro, che è Blue Lights di Georgia Smith. Io non so se conosciate questa artista, io non ne ho ascoltato molto poco, non è molto il mio genere, però ammetto che questo pezzo è veramente bello. È molto malinconica, però ha anche un ritmo sostenuto, cioè è proprio una di quelle canzoni da mettersi in macchina la sera quando state tornando da una festa, perché non è deprimente, però ti lascia quella sensazione di non lo so, di essere stato bene in un qualcosa e di malinconia. È veramente un gran pezzo che io continuo ad ascoltare ormai da anni, è veramente tantissima roba. Non so se lo conosciate, fatemi sapere nei commenti se conoscete qualcuno di questi pezzi. Poi, una canzone che ti piace, che ha un numero nel titolo. Io ho messo, potevo sceglierne tante, ho messo Idea 01, ok? Degli Idols, del nuovo album degli Idols. Il nuovo album degli Idols si chiama, lo cerco subito, Tangk. Ok, a me questa band non piace particolarmente, è un rock, un punk rock abbastanza spinto, soprattutto agli esordi. L'ultimo album mi piace decisamente di più, complice la produzione di Nigel Godrich, che è lo storico produttore dei Radiohead ed è quello che è dietro i progetti di Thom Yorke e soci e compagni. Idea 01 è il primo pezzo, è la title track di questo album ed è veramente un gran pezzo, molto lento, con un bel crescendo che non esplode mai, una bella introduzione a un album secondo me molto valido comunque il primo pezzo è il pezzo che preferisco, quindi la title track, che solitamente non è il pezzo migliore, in questo caso per me è il pezzo migliore. Poi, terza, una canzone che ti ricorda l'estate. Allora, c'è proprio una canzone che ogni volta che arriva l'estate, adesso è primavera, si può ascoltare, è Stormi di Io sono un cane. Allora, Io sono un cane è un nome abbastanza terribile, ok? Per un artista, ma fidatevi che è uno degli artisti italiani migliori che ci siano. Veramente lui fa una sperimentazione a livelli altissimi. Ogni album è diverso dal precedente ed è memorabile. È partito in un modo come artista e è arrivato adesso a compiere un percorso di maturazione assurdo. L'ultimo album è pazzesco. E Stormi fa parte di Ira, che dovrebbe essere il secondo album,
Adesso vi dico subito. No, Ira è l'ultimo album, scusate, quello che veramente, secondo me, lo consacra come uno dei migliori artisti italiani. Die, che è il secondo album, Dai, non so. E, Stormy è un pezzo proprio che sa di estate, sa di spiaggia, questo testo scritto meravigliosamente vi dà le percezioni di tutto ciò che compone l'estate, e questo anche da viaggio in macchina per andare al mare, ma ovviamente un testo di una complessità rara, quindi non il pezzo che spegni il cervello e vai e ti dimentichi di tutto. Altro pezzo che stilisticamente, proprio a livello di testo, ha una complessità incredibile e ti racconta una storia, è Il corpo del reato, che fa parte del primo album, La Macarena su Roma, bellissimo anche quello. Poi, quarta canzone, una canzone che ti ricorda qualcosa che vorresti dimenticare o qualcuno che vorresti dimenticare. Allora, qualcuno, someone, più che andare sul personale, sull'autobiografico, c'è un pezzo devastante che dovreste ascoltare, secondo me, se volete, se siete in difficoltà quando pensate a qualcuno, probabilmente qualcuno che avete amato, ed è Hikikomori. Hikikomori, sapete cosa sono, sono i... è nata in Giappone, ma serve ormai identificare una generazione di adolescenti che si rinchiude in casa e che non ha alcun contatto con l'esterno se non attraverso dispositivi elettronici, passa il proprio tempo ad evitare la realtà esteriore, ad evitare tutto ciò che potrebbe portarti a dover competere con il mondo, no? Quindi lo studio, il lavoro, eccetera eccetera. È molto più complessa di così, ma lo sapete. Hikikomori è di Crywonk, artista che secondo me è molto interessante, ha una voce graffiante, forte, spacca la chitarra, le corde della chitarra acustica che suona, molto bello in live, e è uno di quegli artisti sofferenti, dolorosi, mentre lo ascoltate è doloroso. E c'è Hikikomori, che è un pezzone incredibile per quanto mi riguarda, che ha un testo che vi traduco, perché non è in italiano. Mio padre dice che ogni amore è differente. Mio padre dice che ogni amore è buono, ma mio padre non ha mai avuto il cuore spezzato, perché mio padre ha sempre avuto mia madre. Sono così spaventato dall'innamorarmi di nuovo, voglio solo concentrarmi sulla mia famiglia, sulla mia arte, sui miei amici. Sono così spaventato dall'innamorarmi di nuovo che voglio concentrarmi su tutto ciò che non è l'amore, su tutto ciò che è altro. Voglio essere accademico, studioso, quindi confident and romantic. Ma mi sento solamente strano, weird, and overdramatic. Quindi sono troppo drammatico, no? Ogni giorno mi ricorda che sono patetico. Quando sei circondato da tutto ciò è difficile dimenticarlo. Cioè, questo testo è qualcosa di... E poi finisce con I will just stay in a bed for another day, Hikikomori. Bellissimo, bellissimo. Quindi questa condizione di Hikikomori, lui la raggiunge con la perdita di un amore e la paura di ritrovarne un altro. Un testo che parla essenzialmente a tutti quelli che vogliono dimenticare qualcuno per andare avanti. Quinto brano, una canzone che hai necessità di ascoltare a volume altissimo, e io ci metto Well 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 di John Lennon. Ah, John Lennon, io non sono un amante assoluto dei Beatles o un conoscitore dei Beatles, mi piacciono molto, ok, li ascolto, ma non li conosco così a fondo, come invece sarebbe necessario conoscerli. Eppure io, se c'è qualcosa che amo alla follia, ed è uno dei miei album preferiti, è Plastic Ono Band di John Lennon. Album solista, praticamente, e rispetto ai Beatles, ed è un album incredibile, molto eterogeneo anche, e c'è questo pezzo Well 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 che lui urla, sono tipo 5-6 minuti
di un crescendo in cui lui a un certo punto inizia a urlare well, 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 ma sta tutto tranne che well, 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 e ogni volta che l'ascolto devo alzare il volume al massimo e i miei vicini penseranno che sono in preda a una crisi esistenziale molto forte. Sesta canzone, una canzone che ti fa venire voglia di ballare. Allora, c'è sempre stata una band che per me ha rappresentato il corpo, no? C'è stata la band che rappresentava il cuore, quindi l'emotività quando ero più piccolo, ragionamenti di quando avevo 13-14 anni, il cuore, quindi il sentimento, ed erano i Radiohead. Una band che rappresentava invece la mente, quindi lo sforzo più intellettuale, che sono i Pink Floyd, che poi in realtà i Radiohead sono anche lì molto, molto sforzo intellettuale, per la loro capacità di costruire i pezzi. E poi c'è sempre stata una band che rappresentava il corpo, quindi la danza, diciamo così, e sono i Led Zeppelin. Quando ascolto i Led Zeppelin mi viene voglia di ballare, anche se non ballo sostanzialmente, però mi viene voglia, e li adoro i Led Zeppelin, sono una band incredibile, ma non devo certo dirlo io. E del primo album io ho selezionato How Many More Times. Potevo selezionare qualsiasi pezzo, è un capolavoro. Il primo album per me forse è il migliore, anche quello con cui li ho conosciuti. Sono andato in ordine, cosa che faccio raramente con le band, e sono andato in ordine dal primo album all'ultimo. Ed è difficile scegliere tra i primi quattro, ok? Ognuno di questi ha dei pezzi incredibili. Forse il terzo per me è un po' minore, non voglio inimicarmi nessuno, però il primo album è veramente, il primo e il secondo sono proprio una roba altissima. Poi vabbè, il quarto, Stairway to Heaven, quindi per carità, difficile, però primo album, How Many More Times, andate sui Led Zeppelin se volete ballare. Settima canzone, una canzone da mettere in macchina per viaggiare, e non posso che mettere una delle mie band preferite, per quanto non all'altezza di altre che ho citato precedentemente, che sono gli Arcade Fire. Li amo, con i loro alti e bassi, con l'aver fatto un capolavoro per quanto mi riguarda, anche se c'è gente che lo critica, lo reputa sopravvalutato, e posso capire, però per me, soggettivamente, da ignorante in musica, per me Funeral è un album di esordio pazzesco, bellissimo, mai più replicata, quella roba lì incredibile che hanno fatto in Funeral, quella sinergia, quell'energia, quell'originalità, quella freschezza, è un album veramente pop, indie, bello, bello. E questo pezzo non è di Funeral, ma è del successivo, Neon Bible, ed è Keep the Car Running, che come dice il titolo stesso è cioè proprio perfetto da ascoltare in macchina. È bello, bello, è un pezzo brioso, come lo sono molti pezzi degli Arcade Fire, però mai banali. È bello, bello, veramente un bel pezzo. Una canzone che ti ricorda le droghe, che a proposito di droghe o alcol, e ho citato John Lennon, ho citato i Beatles, Losing the Sky with Diamond, dove il titolo forma LSD. E pezzone incredibile, uno dei migliori dei Beatles per quanto mi riguarda. Nona canzone, una canzone che ti mette felice, che ti rende felice. Allora, e qui ho voluto fare il giochino con quella dopo, che è una canzone che ti rende triste. E ho voluto mettere i Radiohead in entrambi i casi, perché solitamente i Radiohead sono considerati la band che ti rende triste, vabbè, ok. E quindi ho voluto mettere... non so come si pronunci questa parola in inglese, Katuf, ok, strano, che mi rende felice. Per me è il pezzo più gioioso dei Radiohead, poi a livello di testo no, ok, totalmente no, però mi rende felice, veramente un bel pezzo. E poi la canzone che ti rende più triste, che per me è la più triste dei Radiohead, è True Love Waits, testo di una veramente inarrivabile, due versioni, quella acustica di, vediamo se ho qui sotto mano, esatto, I Might Be Wrong, di questo album live, che contiene la versione acustica di True Love Waits in chiusura del secondo LP, però la versione più triste è quella di A Moon Shaped Pool, eccolo qui, il vinile di A Moon Shaped Pool, anche questo messo alla fine, recuperato come molti pezzi all'interno di questo album, dell'ultimo album di Radiohead, da insomma i trascorsi, e canzone che ovviamente proprio da...
sotterrarsi, no? Cioè, il vero amore aspetta. Proprio ti metti come Kikumori, no? Su due canzoni che ti metti proprio la testa sotto la sabbia e stai lì a aspettare la fine dei tempi. Due grandissimi pezzi. Una canzone di cui non ti stanchi mai è l'undicesima. Shine on your crazy diamond. Dai, cioè, pezzone, cioè, a parte che è lunghissima come canzone, e come ti stanchi, cioè, questo è un pezzo che ascolto da una vita ormai, e, è uno dei primi pezzi che ho ascoltato, non dico che avevo 5 anni, avevo molti di più, ero probabilmente alle medie, però è lì che ho iniziato ad ascoltare musica buona, bella musica, e Shine on Crazy Diamond, Crazy Diamond è una delle cose migliori che l'essere umano abbia mai realizzato. Non ti puoi stancare di questo pezzo, secondo me. Una canzone di quando eri molto giovane, quindi quando avevi più o meno prima di 10 anni. Prima di 10 anni io ascoltavo forzatamente, obbligato, alla sedia, con le mani legate dietro la schiena, da mia sorella, Tiziano Ferro. E sono passato da odiarlo inizialmente, perché lo ascoltavo a ripetizione, ad apprezzarlo molto, Tiziano Ferro. Poi adesso non lo ascolto più, cioè adesso se lo ascolto mi ricordo i testi ormai a memoria, li ho tutti nella mente, e avrei voluto che mia sorella mi forzasse con il latino piuttosto che con Tiziano Ferro, così adesso avrei tutte le declinazioni stampate qui e tutte le coniugazioni verbali e sarei un genio. E invece no, tutti i testi di Tiziano Ferro, che però all'esame di latino non possono funzionare. E però c'è un pezzo che io reputo ancora molto valido, nonostante io sia cresciuto, ma comunque Tiziano Ferro è un cantante, secondo me, valido, soprattutto nei primi album, sono veramente belli, ed è Tarantola d'Africa. Tarantola d'Africa del secondo album, se non sbaglio, no, forse no, adesso ve lo cerco, è dell'album che si chiama Nessuno è Solo, del 2006, è il pezzo d'apertura, ed è, no, non è il secondo album, è il terzo album, dopo Rosso Relativo e 111, terzo album, ok, i primi quattro, io salvo molto i primi quattro, fino alla metà compreso, e Nessuno è Solo ha questo pezzo d'apertura, Tarantola d'Africa, che è un testo molto bello, secondo me, nulla di incredibile, però è veramente un bel pezzo e mi colpisce sempre molto. Questa è veramente una gran canzone, ascoltatela, dategli una chance. Poi non credo che Tiziano Ferro abbia mai scritto qualcosa a livello di Tarantola d'Africa, ma ha scritto altri bei pezzi che sono contenuti all'interno di questi quattro album. In particolare io preferisco Nessuno è Solo e Alla mia età. Poi una canzone degli anni 70, e metto la fissa del momento, che è A Case of You di Joni Mitchell, fissa del momento da un anno praticamente, e A Case of You è un altro testo incredibile che Joni Mitchell ha scritto quando si è cioè, dopo la separazione con Leonard Cohen, e vi consiglio di ascoltare anche la bellissima cover di James Black. Bellissima, bellissima anche la cover che ha fatto James Black, però è un gran pezzo, A Case of You è veramente... Sono due bellissimi pezzi, perché sono molto diversi, è proprio una cover, cioè proprio come si dovrebbero fare le cover. E bello, testo incredibile, leggetevi il testo perché è veramente bello. Poi, 14ª canzone, una canzone che vorresti fosse suonata al tuo matrimonio. Allora, io voglio i Cani al mio matrimonio. I Cani sono una delle band italiane migliori, cioè per me non si discute, hanno fatto 3 album e sono tre robe incredibili. E dal primo album prendo Le coppie. Le coppie è il ritratto. Non è una delle migliori canzoni dei Cani, però è una gran canzone, è il ritratto perfetto di quello che sono le coppie. Proprio, allora, Nicola Contessa, cantante dei Cani, ha la capacità in pochissime righe di raccontarti le persone e i rapporti tra le persone e le storie, tutto. Cioè lui proprio ha un dono della sintesi pazzesco, pazzesco. E Le coppie, cita così, vi leggo una parte del testo. Le coppie si fanno i regali, festeggiano un mese, 6 mesi e poi gli anni, a cena al Pigneto e poi tornano a casa, che al fish and chips oltretutto c'è fila.
In macchina cala il silenzio. Lei è scocciata e si guarda allo specchietto, allo specchio. Lui fa finta di niente, alza la musica e guida da brillo. Ma non li fermano quasi mai, non li fermano quasi mai. Anche i vigili più stronzi non li fermano quasi mai. Le coppie escono insieme e vanno ai concerti tenendosi strette. Lui le ha fatto conoscere il gruppo ed essendo più alto, l'abbraccia da dietro. Lei scherza sul fatto che in fondo il tipo che canta è piuttosto carino. Lui la ignora, per altri motivi, più tardi si incazza. Lui la ignora e per altri motivi più tardi si incazza. Ma non si lasciano quasi mai, non arrivano al punto di rottura quasi mai. La statistica afferma che spesso chi dà il primo bacio nel seguito del primo amplesso sarà quello che ne uscirà male. Bellissima, veramente è perfetta, cioè proprio una sintesi perfetta delle coppie. Quindi a un matrimonio ovviamente bisogna un po' distruggere le coppie, no? Ne nasce una e se ne distruggono altre, no scherzo. Ultima canzone, quindicesima. Una canzone che è una cover che tu preferisci rispetto all'originale. E io metto un pezzo che è This World Is Not My Home, che è presente all'interno di Kentucky Route Zero, che abbiamo giocato insieme, ed è di The Bad Kilt Rambles e Ben Babbitt, che è il compositore delle colonne sonore di Kentucky Route Zero, un autentico capolavoro per quanto mi riguarda, ed è una cover di Jim Reeves, se non sbaglio, che è molto diversa e per me non ha assolutamente lo stesso impatto che ha invece la canzone contenuta all'interno di Kentucky Route Zero, che racconta benissimo e in modo molto triste il sentirsi alienati da un mondo che non sentiamo come nostro, sentirsi gli emarginati, gli esclusi, essere gli ultimi, i dimenticati, pregare in un Dio che non sentiamo parlarci, e sono tutti temi presentissimi all'interno di quell'opera videoludica incredibile che è Kentucky Route Zero. È un testo perfetto, spiega tutto il videogioco in una scena, in un momento specifico, che è uno dei momenti più impattanti di quell'opera, ed è un pezzo che continuo ad ascoltare molto, per quanto estremamente drammatico. E con questa nota deprimente concludo questo video. Spero che questi 15 ascolti, che vi lascerò poi in descrizione così potete salvarveli su Spotify, su YouTube, dove siete soliti abituati ad ascoltare musica, spero che vi piacciono, spero che li possiate ascoltare in rotazione, perché sono molto diversi l'uno dall'altro, quindi almeno sono tante canzoni differenti. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!